Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Pier Silvio Berlusconi ha sviluppato un progetto chiaro, gli ascolti dimostrano come la sua strategia stia producendo i suoi frutti. All'alba della nuova stagione televisiva, l'amministratore delegato Mediaset produsse una rigida scrematura dei volti e dei programmi associati all'azienda. Pier Silvio Berlusconi spiegò di aver acceso la televisione un giorno e di essersi reso conto che i livelli contenutistici dei suoi programmi stavano progressivamente degenerando. Iniziò dunque la lotta al cosiddetto genere trash, la cui conseguenza ricadde principalmente su figure quali Barbara D'Urso, allontanata da Pomeriggio 5. Format come Il Grande Fratello ricevettero delle linee guida e il cast venne rispedito al mittente ripetutamente, fino a quando Signorini produsse una lista che venne accettata. Sono ormai trascorsi diversi mesi dall'attuazione delle linee guida dell'AD e Pier Silvio Berlusconi ha garantito, durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, di aver intenzione di seguire questo percorso. Ma per quale motivo? Pier Silvio Berlusconi contro il genere trash. L'obiettivo di Pier Silvio Berlusconi è la costruzione di un palinsesto variegato, familiare, che possa reggere il confronto con l'avvento delle nuove piattaforme streaming, Netflix, Disney Plus e simili. Per poter conquistare il pubblico sovrano, la TV generalista deve rispettare le esigenze delle nuove e vecchie generazioni, puntando sulla qualità dei prodotti. Su alcune trasmissioni ad esempio l'ha dimostrato massimo rispetto e considerazione. La conduttrice Mediaset che riesce, dopo due decenni, a reggere il confronto con la Rai e con le piattaforme streaming è Maria De Filippi. Il Grande Fratello conquista ottime percentuali di share, ma la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è Posta per Te ormai fa parte della quotidianità di moltissimi italiani. Esiste tuttavia qualcuno che potrebbe affiancare la regina di Canale 5, Amadeus. La linea editoriale che stiamo seguendo ha un obiettivo a medio e lungo termine, ha spiegato, vogliamo offrire al pubblico un prodotto più moderno, familiare e a 360 gradi, che parli a tutta la popolazione. L'AD ha così ribadito di avere in mente un progetto ben chiaro per i suoi palinsesti. Qualcosa che possa affossare definitivamente il canale pubblico e favorire l'intramontabile azienda fondata dall'ex leader di Forza Italia.